Raffaella Iuliano, giornalista, straordinaria conduttrice, super esperta di calcio. Che dire, Raffaella, con te parleremo chiaramente di Napoli e del Napoli. Questo Napoli, calare un velo pietoso su questa straordinaria corsa di fine campionato sembrerebbe veramente immorale nei confronti dei ragazzi che si sono spesi tanto. Cosa prevedi per il prossimo, perché ormai è una pratica archiviata, per il prossimo campionato? Sarri resta o meno è il quesito numero uno. Allora, io mi auguro che naturalmente Sarri resti, più che altro per una volta tanto proseguire in un progetto, perché abbiamo visto troppe volte progetti iniziare e poi interrompersi quasi sul più bello. Abbiamo visto con Mazzarri, con Benitez, quindi mi auguro che Sarri, poiché ha iniziato nel suo piccolo, nel suo modo di fare una sua rivoluzione, in tal senso della sua filosofia, è riuscito a creare una squadra che ha sposato in pieno il suo modo di immaginare il calcio, mi auguro che possa restare soprattutto per proseguire qualcosa di importante, perché non dovesse restare Sarri, naturalmente dobbiamo ridimensionare anche i nostri obiettivi per l'anno prossimo, e naturalmente io mi auguro invece di andare sempre avanti, sempre oltre. Quest'anno è stato fatto comunque un piccolo miracolo secondo me da parte di Sarri e dei ragazzi, quindi non mi sento assolutamente di essere delusa o di recriminare qualcosa. Penso semplicemente che il Napoli ha fatto tutto quello che poteva, i giocatori erano effettivamente pochi, le riserve non erano tantissime, la rosa è abbastanza ristretta, quindi non abbiamo avuto la possibilità di combattere magari su tre fronti con la stessa energia, però credo che quello che è stato fatto in campionato sia stato davvero meritevole di passare anche alla storia. Altra domanda, questa qua leggermente più scomoda: c'è una contestazione generale delle due curve nei confronti della presidenza e del presidente De Laurentiis. Qual è la tua posizione rispetto alle curve? Allora, io sono sempre contraria alle contestazioni, ma in generale, perché io ho vissuto l'epoca di Ferlaino, anni difficili del Napoli, gli anni naturalmente dal 95 in poi, anni in cui sono stati sì anni che man mano si sono scuriti, diciamo dal 95 al 2000, insomma, in cui c'è stato Ferlaino e poi prima di cedere il timone a Corbelli e poi Naldi. Ricordo appunto le Molotov addirittura nella sua casa all'epoca di Corso Vittorio Emanuele, cioè momenti davvero difficili, drammatici, che non avevano nulla a che fare col calcio. Questo presidente è un'altra persona, è totalmente diverso da Ferlaino nel modo di fare, nel modo di pensare, soprattutto dal punto di vista di napoletanità, perché lui non vive a Napoli, quindi non vive abbastanza la città. Forse è soltanto questo che gli chiedono i tifosi, vorrebbero un po' più di passione da parte sua. Credo che sinceramente contestare De Laurentiis non abbia molto senso, perché contestare ciò che ha fatto dal 2004 ad oggi e vedere il Napoli a che livello ci si trova, insomma, è abbastanza insensato, perché non si può contestare una squadra che arriva seconda, che comunque sta sempre intorno ai primi 5 posti massimo della classifica da molti anni, quindi a parte insomma il fatto che possa partecipare in Europa così spesso. Per questo dico, non c'è una contestazione nel senso problema tecnico, c'è evidentemente una richiesta di affetto, tra virgolette, di attenzione da parte della tifoseria, che vuole condividere col suo presidente la stessa passione che mettiamo noi nel Napoli. Noi siamo tifosi del Napoli, soffriamo se il Napoli non va bene, magari lo seguiamo allo stadio, cerchiamo di essere presenti, forse una presenza in più da parte del presidente sarebbe più apprezzata, quindi mi auguro che per l'anno prossimo lui dimostri un maggiore attaccamento a questa maglia, che sicuramente avrà, però forse non riesce in qualche modo a esprimere alla perfezione. Ultima domanda e ti lascio alle tue cose: se dovesse andare via Sarri, chi vedi ad occupare la panchina? Difficile, difficilissimo, perché adesso come adesso con questa squadra sì, ci sono moltissimi nomi. Gianpaolo, che diciamo è quello che tatticamente può somigliare di più a Sarri nel gioco, però
chiunque rappresenterebbe una rivoluzione, perché un personaggio come Sarri, nel bene e nel male, perché anche Sarri insomma ha i suoi piccoli difetti, è unico nel suo genere. Quindi io adesso non voglio immaginare un dopo Sarri, voglio pensare, come ne abbiamo parlato anche dietro le quinte, del fatto che siano state già prenotate 3 settimane a Di Maro, vogliono rappresentare una continuità, perché difficilmente allenatori moderni accettano di stare 3 settimane consecutive in un posto e rinunciano magari a tournée internazionali. Quindi mi auguro che questo sia un segnale anche di distensione tra il presidente e l'allenatore, mi auguro che si siedano a tavolino al più presto, magari procedano a un piccolo ritocco del contratto, perché è quello che farebbe felice Sarri. Sapremo qualcosa in più domani alla riunione a Castelvolturno all'1:30. Su Sarri non credo, perché domani ecco si parlerà più che altro di Di Maro per la maggior parte, però credo che i pettegolezzi ci sono sempre, anche adesso ci sono, però credo che la situazione sarà molto più chiara inevitabilmente alla fine del campionato. Però ho detto, io incrocio le dita e spero che Sarri resti con noi almeno altri 2 anni, perché un ciclo vero deve durare almeno 5 anni.